Con uno sguardo rivolto al futuro, globalizzate la solidarietà combattendo la cultura dello scarto e inventando soluzioni concrete per far fronte all'aumento vertiginoso dei disoccupati, alle lacrime incessanti dei poveri, alla necessità di riprendere uno sviluppo che sia un vero progresso integrale della persona. È l'invito che Papa Francesco ha rivolto ai membri della Confederazione Cooperative Italiane ricevuti in Aula Paolo VI. A tutti i presenti, a corsi numerosi in rappresentanza di molteplici settori, dall'agricoltura alla promozione dell'edilizia, dall'industria al consumo, il Pontefice ha voluto offrire alcuni incoraggiamenti concreti. Le cooperative, infatti, devono moltiplicare gli sforzi per sostenere anzitutto la parte più debole delle società, i giovani pressoché depredati di speranza nell'orizzonte lavorativo, le donne che dovrebbero essere sempre più protagoniste sia nelle imprese sia nelle famiglie, così come pure gli anziani, i malati, le persone svantaggiate. Per uscire dal circuito fatale dell'egoismo delle persone e delle imprese, per tendere una mano a tutte quelle persone che sembrano affogare nel mare insidioso dell'economia globale, Papa Bergoglio ha ricordato che è importante rimanere fedeli alla propria identità, mettendo il denaro a servizio della vita e la persona al centro e perseguendo finalità trasparenti e limpide. Per questo vi dico che fate bene, e vi dico anche di farlo sempre più, a contrastare e combattere le false cooperative. Quelle che prostituiscono il proprio nome di cooperativa, cioè di una realtà assai buona, per ingannare la gente con scopi di lucro contrari a quelli della vera e autentica cooperazione. Fate bene, vi dico, perché nel campo in cui operate, assumere una facciata onorata e perseguire invece finalità disonorevoli e immorali, spesso rivolti allo sfruttamento del lavoro oppure alle manipolazioni del mercato e persino a scandalosi traffici di corruzione, è una vergognosa e gravissima menzogna che non si può assolutamente accettare. Lottate contro questo.